Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. Partiamo da Rossigno con un servizio relativo ad una recente ordinanza del sindaco Pino Palmieri. <music> Estate all'insegna delle regole della tranquillità per residenti e turisti a Roscigno, grazie a precisi dettami dell'amministrazione comunale retta da Pino Palmieri. Un'ordinanza sindacale impone precise indicazioni che tutti sono tenuti a seguire per contribuire alla tranquillità dell'intera comunità. Il provvedimento sindacale impone il divieto di bivacco in tutto il centro abitato e in particolare nel borgo di Roscigno Vecchia, patrimonio UNESCO. Vieta inoltre di sostare sul suolo pubblico consumando alimenti e bevande, intralciando il transito veicolare e pedonale e di abbandonare rifiuti in aree pubbliche. Limitazioni sono previste anche per il consumo di bevande alcoliche. Non potranno essere consumate bevande alcoliche o superalcoliche fuori dagli esercizi pubblici o usare bottiglie in vetro. Per tutelare la quiete pubblica è stato disposto il divieto di suonare, di giocare a pallone in piazza danneggiando cose o Fastidendo persone, di organizzare spettacoli non autorizzati, di utilizzare mezzi di diffusione sonora dalla mezzanotte alle 10 del mattino e dalle 14 alle 17. I venditori ambulanti non potranno utilizzare mezzi di diffusione sonora dalle 14 alle 17. Infine, per tutto il mese di agosto non sarà possibile occupare il suolo pubblico con ponteggi edili e non potranno essere eseguiti lavori di edilizia privata. Le politiche sociali. Sono aperte le iscrizioni per gli asili nido dei comuni afferenti al piano di zona ambito S7. Non è ancora finito il servizio per l'anno 2018-2019 e il piano di zona ambito S7 è già al lavoro per garantire la continuità dell'asilo nido nei comuni afferenti all'ambito nei quali il servizio è attivo. Le famiglie interessate infatti possono già provvedere all'iscrizione per il prossimo anno rivolgendosi fino al 26 agosto ai comuni di competenza o all'ufficio di piano o in alternativa visitando il sito comune.roccadaspide.sa.it. Il servizio che si rivolge ai bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi è attivo presso l'ex Scuola dell'Infanzia in località Cerrina ad Albanella, dove sono disponibili 25 posti. Presso la Scuola dell'Infanzia in via Bruno a Giungano, 10 posti al Nido in località Laura a Capaccio Pestomo, 22 posti. Presso l'edificio scolastico di via Tommasini a Castel San Lorenzo, 30 posti. E presso l'edificio scolastico nel piazzale della Civiltà a Rocca d'Aspide, 32 posti. Il servizio di micronido sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato dal dalle 8 alle 13. Previsto il servizio su richiesta di preaccoglienza dalle 7:30 e post accoglienza fino alle 16:30 e alle 13:30 il sabato. L'anno scolastico inizia il 9 settembre e termina l'8 agosto. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino, favorendone la socializzazione e l'educazione attraverso tante attività laboratoriali. Molti benefici per le famiglie in quanto il servizio va incontro alle esigenze delle mamme che lavorano, sicura di poter affidare i propri bimbi a personale altamente qualificato in strutture idonee alla vita dei più piccoli. Ed ora parliamo della struttura dedicata ai pazienti affetti da patologie psichiatriche che attiva con successo a Torre Orsaia il servizio e a cura di Volcei Press. Un lavoro di tanti anni. Di cui dobbiamo essere grati agli operatori sanitari, soprattutto. Ma oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto un risultato molto importante, anche grazie a tutta una serie di iniziative, dagli orti sociali all'ultima, questa della piantagione di Nocciole che è stata appena impiantata. Noi possiamo dire che la comunità degli ammalati della struttura residenziale è perfettamente integrata con la nostra comunità, con la comunità di Torre Orsaia. Loro vivono con noi, partecipano alle nostre iniziative, conducono la nostra vita e stanno insieme a noi giornalmente. Un risultato di grande rilevanza, soprattutto in un piccolo centro come il nostro, in cui riusciamo a dare delle risposte importanti alle famiglie che, al cui interno ci sono ammalati e con patologie molto particolari, tipo queste psichiatriche. Un modello qui nel Basso Cilento che sarebbe anche bello esportare in altre realtà. Sì, sarebbe importante poterlo fare. È certo che siamo favoriti dalle nostre piccole dimensioni, è superata la diffidenza iniziale, soprattutto della gente nei confronti di chi ha delle patologie molto importanti. Alla fine, il nostro modello credo che sia davvero un esempio, possa costituire un esempio soprattutto nei grandi centri, dove forse è un po' più difficile, ma che in cui forse possiamo insegnare tante piccole cose. Dottoressa Speranza, come nasce questa struttura? Nasce dopo la fine della chiusura dei manicomi. La legge Basaglia, la legge 180, ha dato ha sancito la chiusura del manicomi, dei manicomi e quindi nasce la struttura intermedia che sta come riferimento dall'uscita del manicomio a poi un passaggio di riabilitazione per tornare a casa. Quali sono state le prime difficoltà? Sono state tante perché io per circa dieci giorni ho frequentato il manicomio per far sì che i pazienti mi conoscessero e si fidassero di me e quindi mi seguissero in un'altra struttura perché io toglievo a queste persone la loro casa. Sì è vero che era un manicomio ma era la loro casa, una casa che li aveva protetti per anni. Quindi eh, queste persone erano completamente fuori dal mondo sociale, vivevano tra le mura e stavano bene tra le loro mura, tant'è che alcuni di loro non volevano seguirmi. Come si sono integrati nella comunità? Molto bene si sono integrati. All'inizio è stato difficile anche perché non avevano più il senso della persona e il senso di comunità. Ognuno di loro viveva in un mondo tutto suo, quindi in un isolamento totale. Invece, arrivando a Castel dove la comunità di Castel e di Tororsaia li ha accolti in un abbraccio affettuoso, caloroso. È vero, siamo stati bravi anche noi operatori a far sì che la gente non avesse Paura di queste persone, ma che vivesse la malattia mentale come una semplice malattia, una malattia cardiaca, una malattia del, eh, del corpo e non una malattia dell'anima e della mente. E quindi diciamo che la gente li ha. Coinvolti nelle loro attività, nelle attività del bar, nelle attività di chiesa, nelle attività che si svolgono sul territorio. Ci attesa per l'edizione 2019 del Festival dell'Aspide in programma dal 9 all'11 agosto. Le prossime interviste sono dedicate proprio a questo importante appuntamento. Siamo pronti, abbiamo svolto già buona parte del lavoro anche quest'anno. Quest'anno credo sia una edizione veramente straordinaria, con artisti veramente di primissimo piano di livello come un po' anche gli anni passati, ma quest'anno credo un po' di più per proprio il parterre di gruppi, di artisti di rilievo che saranno presenti a Rocca d'Aspide. È tutto pronto, quasi tutto pronto, stiamo lavorando alagremente in questi giorni. Devo dire che è ancora una volta un'edizione che ci proietta in una dimensione direi nazionale a questo punto, perché mi sono arrivate richieste e interessamenti un po' da tutte le parti d'Italia. Il tema quest'anno lo abbiamo ben individuato che è la metamorfosi, si inserisce in un filone di tematiche sociali che abbiamo trattato in questi anni per cui facciamo una evento che da, da un punto di vista diciamo così anche di impegno sociale e di messaggio positivo di, di socialità e di capacità di stare insieme in una logica positiva eh, è sempre quello che ha tenuto legato questo, nostra, questo nostro evento eh, chiaramente è un modo assolutamente straordinario per promuovere il nostro territorio che grazie appunto a tutte le edizioni passate ormai come dicevo si è proiettato in una dimensione sovraregionale quindi nazionale ma è un modo anche per dare alle nuove generazioni, alle persone un po' più anziane, insomma a tutti il modo di vivere un momento di aggregazione positiva, eh, serena, in un contesto che io ritengo e, e torno sempre ed insisto a, a, nel dire che è di assoluta sicurezza, dove tutti possono divertirsi, ce n'è veramente per tutti i gusti, dove promuoviamo la nostra enogastronomia, dove mettiamo la città al Centro, diciamo, in una vetrina assolutamente eh, bella che ci consente appunto di contraddistinguerci positivamente. Sofia Bellizio, presidente dell'Associazione Festival dell'Aspide, eh, in Fermento, una festa in continua evoluzione. Quali sono quest'anno le novità per il 2019 sul percorso enogastronomico? Il direttore artistico ha già parlato del, delle, degli artisti, io vi parlo de, del percorso enogastronomico. Si parlerà di dieta mediterranea, di prodotti tipici del Cilento eh, a cui noi teniamo tanto. Si parlerà di prodotti a chilometro zero, non mi, non mi resta che rinnovare l'appuntamento qui a Roccadaspi del 9, il 10 e l'11 agosto. Ed è tutto per questa edizione di Voci dal Cilento che naturalmente potete ritrovare sul nostro sito voci dalcilento.it. Vi ricordo anche la nostra mail info-vocidalcilento.it Grazie per l'attenzione, a presto!